Quali sono le destinazioni più desiderate, più sognate, più richieste in questo 2023? In mezzo a questa lista ci sono anche le destinazioni in dove andrai tu, dove vorresti andare tu? Beh, lo vediamo nel video di oggi. Come è stata creata e come ti passo questa lista? Beh, è stata creata attraverso le maggiori richieste, le maggiori ricerche all'interno di Google, che è il motore numero uno al mondo. Dall'altra parte c'è tutto il discorso di prenotazioni già fatte da inizio anno e che vertono quasi soprattutto verso l'estate. Quindi c'è anche dei dati già oggettivi. Dall'altra parte sono solo alcune delle destinazioni che sono molto desiderate, sono diciamo le più importanti che ho estratto sia dalle ricerche di Google, dalle mete, le destinazioni più ricercate su Google e le mete più prenotate finora. Dall'altra parte sono state estratte queste destinazioni anche dalle riviste di settore, da grandi testate che pubblicano tramite loro dati, tramite loro ricerche, anch'esse delle classifiche, delle liste, e quindi se c'erano delle mete comuni, beh vabbè, se erano comuni a tutte, beh ce l'ho inserita anch'io, perché di base significa che effettivamente è così. Come procederemo? Beh, ti farò vedere le destinazioni più desiderate in generale da tutti i cittadini del mondo, cioè le ricerche che vengono fatte da tutti i cittadini del mondo per viaggiare. Poi però ci concentreremo soprattutto, la parte diciamo predominante del video, sulle ricerche di noi italiani, perché è bello vedere dove vogliamo andare noi, e lì ci sono tante destinazioni. Vi farò qualche distinguo e vi spiegherò un po' di cosine. Ora non perdiamo altro tempo e cominciamo. Se parliamo di destinazioni più desiderate in generale da chi viaggia nel mondo e da chi vuole viaggiare soprattutto nel periodo estivo e nei mesi successivi del 2023, allora dobbiamo mettere 4-5 destinazioni che la stanno facendo davvero davvero da padrone. Allora abbiamo Londra, che non teme il discorso del passaporto, non teme il discorso Brexit. Dopo un lieve calo in periodo pandemico delle richieste, dove si pensava davvero che la Brexit avrebbe dato una botta assurda, in realtà rimane comunque, non dico in testa, ma quasi in testa alle richieste maggiori a livello mondiale Londra. Quindi Londra è lì e non si schioda. Qui parliamo di città, ma anche di destinazioni in generale. Poi non è una classifica prima, seconda, terza, te le do così in maniera che sia chiaro che sono tutte veramente tanto desiderate. Sempre in Europa abbiamo Parigi, che è super desiderata, non è ancora tornata a essere la nazione più turistica, più visitata al mondo, al momento attuale ancora la Spagna, ma si pensa che nel giro di un paio d'anni tornerà a essere quello che era prima della pandemia, ovvero la nazione più richiesta e visitata al mondo. Hanno un ottimo progetto di promozione turistica, e Parigi è amata soprattutto dagli americani, è adorata dagli americani, e quindi è in questa classifica di desideri, soprattutto perché tantissimi statunitensi vogliono visitare Parigi. C'è anche Roma in questa classifica mondiale, sì, c'è anche la nostra capitale, e vorrei vedere che non ci fosse, amatissima anche dagli stranieri. Roma è appunto in questa classifica di città, di destinazioni più amate e desiderate per questo 2023 a livello mondiale. Poi abbiamo New York City, sì, New York non ci molla, è carissima, ora è ancora più cara del pre-pandemia, sia come alloggi sia come vita in generale. Detto questo, è e non si schioda da lì tra le più richieste, le più desiderate, le più amate, le più sognate destinazioni da visitare in questo 2023. Abbiamo parlato di Spagna, beh, Barcellona la fa da padrone per la Spagna in questo senso, molto più della capitale Madrid, molto più di Valencia, Siviglia, che sono super richieste, ma mai nulla come Barcellona, che a livello mondiale ottiene un consenso e un sogno molto molto alti. Chiudo con una nazione tutta, la sappiamo, non ci sono grandi novità, parliamo di Giappone. Il Giappone
è a livello mondiale una delle nazioni più richieste in assoluto. Ha riaperto da poco, senza vaccinazioni, senza nulla, è stata una di quelle più chiuse di tutte e adesso è tra le più desiderate al mondo. C'è poco da dire, poco da fare, se dobbiamo mettere una nazione questa è tra le più desiderate al mondo. C'è una voglia di Giappone che è veramente tangibile un po' in tutto il mondo. Prima di continuare con il video ti chiedo un attimo di attenzione perché ti ricordo che se ti sto aiutando in qualche modo con questo video, ti sto informando, divertendo o comunque questo video in qualche modo ti piace o ti torna utile, beh allora puoi sostenere il progetto Viaggio Vero con una piccola donazione, il pulsante grazie è qui sotto, oppure ancora meglio pulsante abbonati, anzi abbonati subito a 99 centesimi al mese, nemmeno il costo di un caffè per te, e puoi rimanere abbonato quanto vuoi perché avrai tanti vantaggi. Già cliccando sul pulsante abbonati vedi la lista dei vantaggi che avrai, ma ora te li dico. Il primo, 50% di sconto su tutti i prodotti che vado a creare da qui in avanti. Insomma, tu avrai tutto l'anno il 50% di sconto su qualsiasi cosa andrò a creare e metterò in vendita. Inoltre, avrai la possibilità di vedere il video in esclusiva solo per gli abbonati al canale YouTube, dove ti passo le offerte migliori, le promozioni migliori della settimana, e di solito è al giovedì, però non è detto. Comunque, le migliori offerte della settimana in esclusiva per gli abbonati al canale YouTube Viaggio Vero. Ultimo, ma non meno importante, è un piccolo investimento questo tuo abbonamento, perché se siete in tanti io posso dedicare più tempo a Viaggio Vero, posso ascoltare di più le tue richieste, mi puoi chiedere video, posso registrare più video e quindi posso aiutarti di più. C'è un altro modo però per sostenere il progetto Viaggio Vero ed è il canale Telegram Viaggio Vero le offerte. Qui vinci su tutta la linea, il canale è completamente gratuito. Sul canale ti passo 4 o 5 offerte giornaliere, 7 giorni su 7, sono offerte e promozioni di viaggio e che riguardano tutto il mondo del viaggiare, hotel, alloggi, assicurazioni, trasporti, oggetti, viaggio, utili, strumenti, qualsiasi cosa che riguarda il mondo del viaggio, tutto in sconto e promozione. Insomma, come detto, canale gratuito, sconti e promozioni con cui risparmi. Qui non so veramente cosa stai aspettando. Ma ora andiamo alla ciccia di questo video, ovvero le nazioni, le destinazioni, le città più desiderate, proprio con i criteri che ho detto all'inizio, da noi italiani. È questo che ci interessa, ci piace sapere dove vogliamo andare noi. E quindi andiamo con questa lista. Anche qui non è in ordine di, non è una classifica, non è in ordine di città più richiesta contro città un po' meno richiesta. Te li dico in generale, la Spagna rimane comunque molto in alto, la Spagna è molto amata dall'Italia e anche in questo caso Barcellona in testa, ma anche Valencia, Madrid, Siviglia, e una città che sta ottenendo un grande successo di richieste è appunto Malaga, che pre-pandemia era molto richiesta ma relativamente rispetto alle altre. Invece Malaga diciamo che si sta avvicinando molto soprattutto a Siviglia. Valencia è ancora staccata e poi c'è Madrid e Barcellona che è là nell'Olimpo. E nell'Olimpo a livello mondiale, figuriamoci, amata dagli italiani come non mai Barcellona. Quindi la Spagna non ci molla. La Spagna è attualmente la nazione più visitata dai turisti al mondo, è la numero uno, fa una sorta di strategie turistiche che sono all'avanguardia, dei prodotti pazzeschi, ti cito soltanto i cammini di Santiago, ma anche a livello mare ha dei prodotti pazzeschi che vengono venduti in tutto il mondo in maniera molto molto capillare, molto molto innovativa, quindi fa bene a essere lì e sono contento per lei. Non va male, e la richiesta è molto alta, anche la capitale portoghese, Lisbona, per noi italiani, già tanto richiesta nell'anno 2022, conferma l'anno 2023 come una richiesta incredibile. Ti farò sapere fra qualche settimana, a giugno, se vedi questo video dopo ci sono già stato, magari ci sarà già qualche video dove te ne parlo, vedremo un attimo, ti farò vedere, ti dirò la mia opinione sulla capitale portoghese, su come stanno vivendo questa richiesta molto molto alta che hanno. Poi andiamo al Regno Unito, perché sì, Londra la fa da padrona anche in Italia, anche noi italiani, seppur abbiamo problemi a ricevere i passaporti e tutto quello che ci sta intorno con i passaporti, il Regno Unito è lì
e ci sono due destinazioni su tutte che stanno andando molto bene. Londra assolutamente non muore mai, ma ferma molto dalla pandemia e qualcosa anche prima si era un po' fermata, c'era richiesta ma non così tanto, sta riprendendo molto piede la Scozia e questo mi fa piacere. La Scozia nella sua interezza, da Edimburgo ma a Glasgow, anche con tutta la scena moderna che ha e tutte le meraviglie naturali che ha la Scozia, castelli eccetera. Quindi Scozia e Londra sono le due mete più richieste del Regno Unito per quanto riguarda noi italiani, e sono molto richieste. Nessun problema, come tutti gli anni crescono i prezzi, ci sono dei problemi, ma anche ve ne ho parlato di mete mare che non ero sicuro, avremmo dovuto vedere. In realtà le richieste sulla Grecia sono tantissime, veramente. Se dobbiamo fare una classifica, e non la facciamo, però almeno per la destinazione estive la Grecia è nelle prime tre, nell'Olimpo assoluto delle ricerche di noi italiani, e nelle richieste e nelle prenotazioni, non solo nelle ricerche. Se ci allontaniamo un pochino dall'Italia, un pochino anche dalle mete che abbiamo citato finora, vabbè, Emirati Arabi alla grande vanno forte, Dubai, Abu Dhabi, anche quelli nuovi, diciamo, quelli che si stanno aprendo al turismo, sono 7 gli Emirati, ce ne sono un paio che si stanno aprendo al turismo, Ras Al Khaimah 1, ma detto questo, chiaramente Dubai la fa da padrone, Abu Dhabi anche. C'è un accordo che hanno appena stipulato fra l'Emirato di Dubai e l'Emirato di Abu Dhabi per una libera circolazione totale, cioè tu puoi atterrare a Dubai e ripartire da Abu Dhabi, cosa che adesso non poteva avvenire, e quindi io credo che andrà sempre meglio questa richiesta, andrà sempre più in alto. Giordania non teme crisi, è tornata molto forte sul mercato, finalmente fa una delle campagne pubblicitarie di livello rispetto a qualcosa di schifoso che faceva tra il 2016 e il 2018 e che l'aveva portata a perdere un po' di visitatori. Questo dimostra quanto servono le campagne turistiche. È tornata dopo la pandemia in maniera prepotente a lavorare molto bene e i risultati li stanno già vedendo. C'è un interesse, un desiderio verso la Giordania che è folle, pazzesco, enorme. Messico che non credevo di trovare in questa lista, perché i voli verso, diciamo, il Sud America sono piuttosto cari, un po' fuori mercato al momento rispetto ad altri voli che sono già alti ma non proprio fuori mercato. Comunque il Messico la fa da padrone, il Messico per noi italiani rimane quel luogo meraviglioso, un po' abbiamo veramente l'idea chiaramente del mare che però, quindi c'è tutta la penisola Yucatan, e quindi non è dire Messico e dire niente, nel senso che noi non visitiamo gran parte del Messico, ci limitiamo alla Riviera Maya, alla penisola dello Yucatan, perché noi abbiamo tanti tour operator che vendono quella destinazione. Però c'è molto molto interesse, molta molta richiesta e molte prenotazioni anche. Andiamo avanti, Thailandia non è una sorpresa, l'abbiamo già detto varie volte, l'ho detto anch'io varie volte, c'è un interesse molto forte per l'Asia e Bangkok è uno degli aeroporti principali, insieme a Kuala Lumpur e quello di Singapore, tra i principali asiatici per poi muoversi anche in altri posti, ma la Thailandia con il suo costo della vita medio-basso e soprattutto la facilità di viaggiare in Thailandia, nel senso che è un paese molto ben rodato con gli stranieri, è molto più semplice viaggiare in Thailandia che in Laos, che in Cambogia ad esempio, quindi è da un certo punto di vista è facile capire perché la Thailandia è così richiesta e sarà sempre più richiesta anche nella seconda parte dell'anno, questo è certo al 100%. Giappone, anche noi qui, non, se ci fosse una classifica sarebbe insieme alla Grecia nei tre posti principali, perché il Giappone è là, Olimpo, richieste tantissime, non si riesce nemmeno quasi a soddisfare la richiesta del Giappone, no, assolutamente no, ci dovrebbero essere molti più voli, ci dovrebbero essere molto più viaggi, sia di gruppo, molte più disponibilità anche individuali, insomma il Giappone è e rimarrà anche nei prossimi anni tra le mete, tra le prime 5 in assoluto più richieste al mondo. Egitto, ne abbiamo parlato in una edizione di Viaggio Vero News, se non erro, è tornato prepotente. Egitto però è dire tutto e dire niente anche in questo caso, perché noi italiani parliamo di Mar Rosso,
parliamo di Mar Rosso perché qualità-prezzo risulta ancora quella destinazione su cui tanti di noi puntano, tante famiglie, tante coppie puntano, un medio raggio che attira parecchio. E quindi prendi il pacchetto completo, ti rilassi una settimana, non piove mai, sei tranquillo, fai due o tre escursioni e così via. Quindi l'Egitto è sicuramente in questa lista, che è diventata bella lunga. E la chiudo, perché ne potrei mettere altre, ma queste sono quelle più richieste a livello estero, però devo aggiungere che c'è tanta, tanta, tanta Italia. Mi fa tanto piacere, devo dire la verità, moltissimo piacere, c'è tantissima Italia nelle richieste degli italiani quest'anno. Potrebbe diventare quasi, dalle previsioni, non abbiamo ancora certezze, uno degli anni dove, degli ultimi 15-20 anni, escludiamo il periodo pandemico, dove c'è più voglia di rimanere in Italia, più voglia di visitare l'Italia. Seppur sia molto cara, seppur tante cose, detto questo, ci sono i voli di mezzo e quindi magari non riuscendo a non volare, forse si spera di risparmiare un po'. E quindi chiaramente tanto mare, tante città d'arte, ma per noi italiani soprattutto tanto mare. Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Toscana, c'è di tutto nelle richieste importanti di questo 2023 per quanto riguarda gli italiani, il desiderio della propria nazione, del turismo domestico, che a me fa molto molto piacere. Chiudo dicendo che per quanto riguarda le città vanno molto forti anche quelle italiane. Ti ricordo che nella classifica delle ricerche 2022 la città che era stata in cima a tutte le classifiche come dati ricerca Google era stata Bologna, a sorpresa, prima di Roma, prima di Venezia, per quanto riguarda noi italiani, quindi questa riscoperta di città, non dico piccole perché Bologna non è una città piccola, è un capoluogo di regione, però di città che non sono Roma, Venezia, Milano e Torino, ecco, di città che stanno riscoprendo un loro lato. Mi viene in mente Palermo, mi viene in mente Trieste, mi viene in mente Cagliari. Ecco, sono città che hanno un loro fascino e stanno subendo in senso positivo del termine, un numero di visite molto alto, e questo mi fa piacere. Non stiamo ancora a livelli di overtourism, quindi va benissimo così. E ora lasciami ti ricordare Un Anno con Viaggio Vero, il modo che hai per ricevere una mail al giorno tutte le mattine alle ore 9 con un consiglio di viaggio che ti passo, un consiglio di viaggio che riguarda qualsiasi tipologia di viaggio, qualsiasi servizio di viaggio, qualsiasi ambito del mondo del viaggiare. 365 mail, dura un anno intero questo prodotto, e ogni mattina alle 9 ti ritrovi in casella di posta elettronica una mail con un consiglio di viaggio. Un prodotto secondo me a prezzo imperdibile per tutti, dai neofiti, da chi comincia a viaggiare, da chi viaggia non troppe volte all'anno, a chi invece si considera viaggiatore vero. Perché? Perché c'è di tutto. In un anno trattiamo tutti i temi e l'obiettivo, l'unico grande obiettivo di Un Anno con Viaggio Vero è quello di viaggiare al meglio, farti, ma anche farci viaggiare al meglio, perché è una vera e propria enciclopedia del viaggio in cui sto mettendo tutto il mio sapere, tutto ciò che provo, tutto ciò che scopro. Quindi è un prodotto pazzesco, un anno intero di contenuti, un anno di contenuti a soli 77 euro, insomma, pazzesco il prezzo, pazzesco il contenuto, la mole di contenuti, e l'obiettivo è sempre quello, viaggiare al meglio. Un video che voleva farti una fotografia attuale della situazione, dei desideri, dei sogni di tutto il mondo velocemente, ma soprattutto di noi italiani. Sono conferme, non c'è quasi nessuna sorpresa in questa lista di destinazioni che ti ho detto. Sono tutte destinazioni meravigliose, tutte destinazioni molto desiderate, e a questo punto ti richiedo, in questa lista c'è qualcosa che tu stai desiderando, c'è qualcosa in cui tu andrai perché hai già prenotato? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. Magari dici se hai speso molto, senza anche darci la cifra, non ci interessa, se hai speso molto, se pensavi di spendere meno, se hai speso il giusto, ecco, quanto tempo prima hai prenotato. Cominciamo a coinvolgerci in questa discussione, perché è bello quando si parla di queste liste di desideri. Poi magari vedremo a inizio 2024 se questi dati sono tutti confermati e quali sono le ricerche maggiori per quanto riguarda gli italiani.
in Italia, o comunque per quanto riguarda gli italiani in generale nel turismo, e anche per quanto riguarda gli arrivi dei vari turisti stranieri nelle varie destinazioni nel mondo. A questo punto non ti resta che fare un pollicione verso l'alto che aiuta a crescere il canale, mi fai tanto tanto felice, per questo già ti ringrazio, grazie. Puoi iscriverti con il pulsante qui sotto se non sei ancora iscritto o iscritta, e puoi guardare uno di questi due video che ti stanno passando qui sopra, perché sicuramente saranno altrettanto interessanti, lo spero per te, magari ti aiutano a fare qualcosa e a viaggiare al meglio, che poi è anche il nostro obiettivo di sempre.